Sono davvero molti i costruttori di tutto il mondo che propongono moto elettriche, ma il mercato non sembra proprio gradire questi modelli. Kawasaki, però, è la prima che lancia una moto ibrida, una vera full hybrid, una delle anteprime più interessanti di questa edizione 2023 di EICMA. È la prima moto strong hybrid al mondo, che significa che è una moto che adotta tecnologia ibrida, ossia ha in sé due motori, uno a combustione tradizionale ed un motore elettrico. È una moto strong hybrid, significa che può andare solo in elettrico, oppure solo col motore a combustione, oppure con i motori in maniera combinata, che con l'elettronica riesce, diciamo, a ottenere il massimo delle performance da entrambi. Tu sai che la coppia del motore elettrico viene erogata tutta subito, il motore a combustione è una coppia che va in crescendo. Quando questi due motori parlano tra loro, ovviamente il risultato è entusiasmante, no? L'esercizio veramente incredibile che è riuscito a fare Kawasaki con questo mezzo è stato quello di mettere due motori, due serbatoi, no? Le batterie e il serbatoio in una moto, perché questo è qualcosa che, diciamo, siamo abbastanza abituati oggi a vedere su delle macchine ibride, no? Ma mettere questo negli spazi di una moto e renderlo, tra l'altro, dal punto di vista ciclistico estremamente agile e maneggevole, è stato un esercizio incredibile. Difatti siamo gli unici al mondo che sono stati in grado di farlo. Questa è una moto che ha delle performance che sono superiori a un 1000 di cilindrata in accelerazione, ha dei consumi che sono paragonabili a quelli di un 250, quindi consuma pochissimo, e dal punto di vista ciclistico, nonostante la presenza di due motorizzazioni, ha un'agilità che davvero è la cosa che più forse colpisce, e veramente assimilabile a quella di una bicicletta, ma nel senso letterale del termine, no? Perché il gioco del baricentro, eccetera, fa sì che ha un'agilità incredibile. Quindi una fruibilità delle performance che aprono, diciamo così, una dimensione a cui normalmente non si era abituati, e soprattutto un divertimento a cui non si era abituati. In particolare le due che tu citi, che abbiamo svelato oggi qua ad EICMA, sono la Z e la Ninja 500, che sono due moto che sono state pensate esplicitamente per i giovani, perché sono guidabili con patente A2, perché rispettano la normativa, che richiede di stare entro un limite di potenza di 35 kW e richiedono di stare anche entro un rapporto potenza-peso di un certo tipo, che si rivolgono soprattutto, no, per elezione ai giovani, e che hanno delle performance veramente notevolissime. Dal punto di vista di rapporto peso-potenza sono molto scattanti, molto agili. Io davvero vi invito a provarle, perché anche queste io l'ho provata in pista e hanno un motore che prende i giri che veramente ti fa venire voglia di non scendere più. Nolan negli ultimi tempi ha voluto rivedere profondamente le proprie strategie, e la prima conseguenza è stata la razionalizzazione dei suoi marchi. Da quest'anno tutti i prodotti saranno brandizzati Nolan, perché dopo oltre 50 anni di storia abbiamo raggiunto una maturità tale da poter finalmente esprimere tutta la nostra tecnologia con il marchio Nolan. E questa tecnologia ad EICMA è espressa in quattro grandi novità. Dietro di me c'è l'X804, l'evoluzione dell'803, un prodotto racing sportivo eccezionale, completamente nuovo per tecnologia, per design, per comfort, visiera, già testato in pista dai nostri piloti, e i risultati sono semplicemente eccezionali. Seconda novità importantissima, il primo flipback, cioè il completamente apribile a 180 gradi di Nolan, l'N120. Prodotto importante perché ci avviciniamo per la prima volta in questo segmento, per dare anche qui una risposta a tutti i nostri appassionati e in particolare ai motociclisti che amano i viaggi di medio e lungo raggio. Un casco in doppia omologazione, PJ cosiddetto, quindi omologato jet, omologato integrale, quindi in città o in condizioni di traffico meno esasperato o di caldo magari esagerato, si può aprire completamente la mentoniera. Terza novità, l'evoluzione del 105, quindi il 106, quindi l'apribile classico, ed è il cavallo di battaglia sempre di Nolan, quindi qui uno sport touring, esigenza diversa, anche qui in doppia omologazione. Quarto, ma non per questo meno importante, il 60S, quindi un casco integrale in policarbonato sportivo, spoiler posteriore, uno shape diverso, quindi quattro novità tutti in una volta per ribadire quello che è il valore della tecnologia Nolan, quello che è il valore di un marchio italiano al 100%,
Da un colosso del mondo delle moto come Honda, il pubblico si aspetta sempre grandi novità in occasione dei saloni ed anche ad EICMA 2023 la casa dell'ala dorata non ha deluso le attese. Una delle anteprime più golose è rappresentata dalla versione 1000 di cilindrata della rinnovata gamma Hornet. La famiglia delle Hornet si allarga con l'inserimento della nuova 1000, che è il top di gamma, e per contro dal basso l'introduzione della Hornet 500 che prende il posto della CB500F. Questa nuova 1000 si caratterizza per il motore di derivazione Fireblade, in particolare di generazione 2017-2019, quindi il penultimo, quello di cilindrata 999. I modelli esposti qui al Salone di Milano sono dei prototipi, nel senso che la moto di produzione definitiva sarà pronta per la vendita durante il periodo estivo, ma volevamo mostrare qui il modello nella sua fase avanzata di sviluppo e di definizione. Il motore ha più di 150 cavalli, una ciclistica raffinata con sospensioni Showa, forcella a funzioni separate Big Piston e ammortizzatore Showa regolabile, pinze radiali, insomma tutte quelle caratteristiche che sono assolutamente ormai irrinunciabili su una Naked ad alte prestazioni. La Honda e-Clutch è Instaper Electronic, clutch è la frizione, quindi frizione elettronica. La sua definizione, il suo nome parla già da sé in un certo senso, significa semplicemente che il pilota ha a disposizione una moto che in questo caso sarà la CB650R o la CBR650R, dotata di un tradizionale cambio a sei rapporti, è presente anche la leva della frizione. La differenza è che il pilota, se vuole, può fare totalmente a meno di usare la leva della frizione. Deve solo ricordarsi di usare il pedale del cambio per mettere le marce. Alla gestione della frizione, volendo, può pensare all'elettronica della moto. E questo vale per partire, per cambiare le marce, per scalare e anche per fermarsi. In un certo senso, per essere ancora più chiari, si potrebbe smontare la leva della frizione, lasciarla a casa e la moto funziona perfettamente lo stesso. Yamaha ha tolto il velo alla MT-09, naked di cilindrata medio-alta ricca di adrenalina. Allo stand troviamo la Tenere 700 Explorer ed Extreme. Due le novità della casa di Hamamatsu, la sportiva stradale GSX 8R, derivata dalla Naked presentata lo scorso anno, e la crossover GSX S1000GX, che monta il conosciuto ed apprezzato 4 cilindri da un litro di Suzuki. Il meglio della Cina lo propone Orwin, un maxi scooter totalmente elettrico. Si chiama Segmenti Zero ed è basato su una piattaforma capace di viaggiare per 300 km con una sola carica. Raggiunge i 200 orari e accelera da 0 a 100 in meno di 3 secondi. Il range di 300 km di autonomia è garantito da una batteria da oltre 16 kW, una dimensione da vettura plug-in hybrid.